Salve figli, sono Fiorella Nostra Signora. Allora, cerco di raccontarvi, spero che mi venga bene, appunto questa storia che io ho vissuto, cui vi avevo promesso. Dovete sapere che c'è stato un periodo che tenevo sempre conferenze nel nord Italia, nella Svizzera italiana, a Zagreb I, me ne ricordo una, portavo questi insegnamenti laddove, conoscendo persone che abitavano sul posto, mi organizzavano queste conferenze, nel senso che così erano strutturate. Io dovevo avere un albergo dove si poteva pernottare per almeno una notte, dove c'era una sala conferenze e una saletta dove io potevo ricevere le persone in privato. Così parto appunto per l'ennesima conferenza, che dovete sapere, avendo un marito geloso e possessivo, mi rendeva la vita veramente difficile. Per me era molto, molto difficile affrontare questi viaggi. Uno, perché non avevo disponibilità mia. Per cui, quando partivo per queste conferenze, poiché minimo all'epoca, parlo ancora da quando c'era la lira, mi costavano 800, 900, 1 milione, 1 milione e 2, dipendeva dove queste creature che mi organizzavano in zona riuscivano a trovare meno possibile per organizzare appunto questi incontri. Cercavamo sempre dove si potesse risparmiare, ma le cifre erano sempre queste. Essendo casalinga, ma facendo molti lavori, ovviamente non avevo un mio salario personale. Collaboravo in ditta, facevo lavori di sartoria e con la cresta sulla spesa riuscivo a risparmiare per affrontare questi costi. Queste conferenze combaciavano sempre fine settimana, ovvio, al che le persone avessero più possibilità per poter partecipare. Ma a fine settimana combaciava la mia pulizia generale della casa. Per cui, ripeto, avendo un marito assai egoista, despota e geloso, cercava in ogni modo di trovare degli appigli per rendermi la vita ancora più difficile di quella che già era per me. Per cui dovevo lasciare tutte cose cucinate al che lui non doveva far niente. Ovviamente cucinando molto di più per la mia assenza, lasciando la casa limpida, arrivavo a prendere il treno che ero talmente stanca e talmente stanca che guardavo in cielo e parlavo con Dio. E spesso dicevo: Signore, io voglio andare, ma come faccio? Cosa darò in questa situazione? Sono talmente stanca che non so se ce la farò a affrontare queste creature, a portare il meglio, perché io volevo dare il meglio di questi insegnamenti, anche se all'epoca ero ben lontano dalle mie conoscenze che ho attuali. Non vi dico, quando venivo attaccata, sudavo, perché spesso non avevo la forza di reagire, di rispondere come avrei dovuto fare, anche se non ero proprio così sprovvista. Spesso uscivano di quelle frecciate e anche per questo qualche volta ho rischiato di essere presa a botte. Ma con la protezione che avevo dall'alto, che all'epoca ancora non conoscevo, non mi è mai successo niente.
spesso mi dicevano le mie guide, noi siamo sempre con te, anche se non ci vedi, ma noi siamo sempre con te. Bene, col senno di poi posso proprio dire che sì, era così. Ma all'epoca non credevo, poiché non vedevo nessuno, potete immaginare quanto tutto era così difficile. Essendo questa conferenza strutturata, ripeto, per un pomeriggio e poi accoglievo chi volesse venire a colloquio privato. Quando entravo in queste stanze, anche subito dopo il viaggio, vi posso assicurare che svaniva ogni preoccupazione, ogni stanchezza. Guardavo le creature in faccia e a menadito, a mia insaputa, centravo i loro problemi. Potevo parlare, potevo affrontare i problemi delle creature presenti anche per 4 ore, instancabile. Spesso poi mi veniva detto che una si era riconosciuta in questo, l'altra si era sentita ferita per ciò che avevo detto, ma ripeto, sempre col senno di poi ho potuto capire che centravo in pieno ogni problema delle creature presenti. Non vi dico cosa spesso durante queste conferenze succedeva. Vedevo gente scappare, vedevo gente barcollava, perché appunto si centrava in pieno il loro problema. Una volta, partendo per l'ennesima conferenza nel nord Italia, dopo questa conferenza di 4 ore, mediamente durava sempre 4 ore, mi ero resa disponibile appunto per i colloqui privati. Quel giorno lì mi ricordo che era stato particolarmente pesante questo incontro con le persone. C'era un'ostilità nei miei confronti che io mi sentivo come una nave in mezzo al mare quando c'è una grande tempesta, perché avvertivo sempre lo stato d'animo di chi avevo di fronte. Ovviamente queste persone erano abituate a tutt'altri incontri di medianità. Il mio usciva proprio dal solito, il mio era veramente unico in questo, nel senso che centrando sempre il problema, andando sempre alla verità, voi potete capire e immaginare quanto questo suscitasse scalpore nelle creature, quanto dolore io arrecavo attraverso questi discorsi, che appunto non avevano niente a che fare con le solite medianità. Le solite medianità, di cosa si tratta? Anche questo l'ho scoperto dopo molti anni, dopo molti studi, dopo molto approfondimento in questa sfera. Queste cosiddette medianità, questi medium, forse a loro insaputa, forse in buona fede, altro non fanno che pescare dalla psiche, dal contenitore del mondo, della creatura che si trovano di fronte. Ovvio che viene dato ciò che loro desiderano. Ecco perché questa medianità, che è tutto al contrario, che non dà proprio niente di ciò che desideri, ma ti dà ciò che tu devi avere, ciò che per te va bene, per la crescita, per una rinascita, per una rivoluzione interiore. Forse voi che mi seguite da molto tempo potete capire quanto questo logorio e lavorio procura nella persona di chi ci ascolta. Ti mettono in discussione, ferocemente in discussione, ti ribaltano tutto il tuo modo di pensare. E questo succedeva. Ecco perché spesso nelle mie conferenze vedevo persone che scappavano, persone vicino ai svenimenti, perché talmente avevo toccato a fondo questa sfera così dolorosa della loro vita quotidiana. Ripeto, in questa conferenza, che poi
tra la conferenza e incontri privati, senza sosta, avevo finito alle 3:30 del mattino. La signora, che era proprietaria di questo posto, gentilmente aveva aspettato a che l'ultima creatura terminasse l'incontro con me. Spia dalla porta, mentre io sto mettendo via le mie cose, mi dice: signora, ma lei non ha ancora cenato? Vuole che le dia qualcosa? Vuole che le prepari qualcosa? Dico: ma no, guardi, ormai sono 3:30, vado a letto. Ma guardi, un po' di prosciutto, un po' di insalata. Ok, io accetto. Dico: vabbè, grazie, grazie. La signora la invito a tavola con me. Mentre parliamo, lei mi dice, mi fa queste domande, mi dice: guardi, io sono abituata, noi ospitiamo spesso questi tipi di conferenze, ma non ho mai visto tanta gente piangere come in questa sua conferenza, perché è la prima volta che io andavo lì da lei. E allora comincio a spiegare perché, per come, cosa in realtà si faceva, che veramente non aveva niente a che fare con la solita medianità. La signora, di colpo, si apre a me e mi confida una storia assai triste della sua vita, che un po' somigliava alla mia. Mi dice che lavora da tanti anni in questo locale, gestito da lei e suo marito e la suocera, che però lei era la schiava umiliata dalla mattina alla sera, perché lei iniziava il mattino presto in cucina e finiva a notte fonda. La suocera, che era lei contraria, si era piazzata alla cassa, tutta imbellettata, faceva solo questo. Il marito, che aveva il compito di andare tra i clienti per accertarsi se tutto andava bene, si era accompagnato con l'amante, caposala, e a lei faceva lauti regali, mentre invece la povera moglie non aveva a disposizione neanche la paga settimanale. E qualsiasi cosa, anche la benché minima cifra, lei spendesse per se stessa, doveva rendere conto con lo scontrino al marito. Al che, ascoltata questa triste, tristissima storia, ho cominciato a parlare come io sapevo fare, come io ho sempre fatto e come faccio. Tra paroline, parolone e parolacce, guardando questa signora, incomincio a dirle: ma si è guardata, ma ha visto, mi scusi, ma se io fossi suo marito forse mi farei l'amante anch'io, guardi in che stato è, ha i capelli unti, si è lasciata andare nel fisico, guardi in che stato è, l'amante sarà sicuramente bella, ringalluzzita, imbellettata, e lei come sta con la gestione economica di questo posto? Lei mi dice: sono al 50% con mio marito. E lei accetta una situazione essendo comproprietaria di una struttura così e non fa niente? E cosa devo fare? Non so. Lei da domani va a un avvocato, si porta il marito, chiede la separazione, chiede la restituzione del 50% e finalmente faccia la signora, oppure si dedichi a altre cose, ma sicuri, vada in un centro estetico, faccia una cura dimagrante, si compri dei bei vestiti, visto che è 30 anni che fa questa vita. Se non altro, vedremo cosa fa suo marito col 50%, lo potrà mettere in difficoltà, vediamo cosa fa, sarà lui forse a portare gli scontrini a lei, chissà, e la suocera la deve mandare in cucina, non che sta lei in cucina, lei deve stare alla cassa, ma non in questo stato, lei non può accettare una cosa così, lei deve spedire quella puttana, lei deve mettere in riga queste persone, deve parlare con le sue figlie, non si può accettare una situazione così.
e mi ascolta per una buona ora e poi andiamo a letto tutte e due a tarda notte. La mattina chiedo di parlare con le figlie e anche lì l'ennesima morale, che non potevano accettare che un padre si comportasse così e che sua madre facesse questa vita. Si dovevano anch'esse vergognare. Già, ma il padre le aveva comprate con grandi regali. Ed ecco, e ci risiamo, che gli affetti passano sempre in secondo piano. Prima sono gli interessi e gli egoismi delle persone. Nel pomeriggio lascio questo posto e torno a casa. Veramente, veramente questa cosa mi aveva toccato profondamente, poiché non ero molto lontano da questa situazione. Anche la mia vita si era svolta in parte così. Spesso ricordavo questa signora e spesso avrei voluto chiamarla per sapere se aveva fatto veramente qualcosa, ma non l'ho mai fatto. Ma speravo in cuor mio che la signora qualcosa avesse potuto cambiare nella sua vita. Destino vuole, dopo circa 3 anni, torno in questo posto per una conferenza. Beh, a mia grande sorpresa, non potete immaginare cosa ho trovato. Parlando poi con la signora, mi ha detto che le mie parole sono state un disco giornaliero per 2 anni. 2 anni gli tornavano in mente tutte le parole, tutte le spiegazioni del caso. Una bella mattina ha chiamato tutti a giudizio. Al marito ha detto: da domani noi andremo dall'avvocato, ci separiamo, tu mi dai ciò che spetta, le mie quote. Nel frattempo alla suocera ha detto: da domani andrai tu in cucina e farai tu quello che ho fatto fin adesso e io prenderò il tuo posto. E le figlie le ha sistemate anche a loro. Non vi dico la reazione di quest'uomo, che posto di fronte al crollo del suo impero, ovviamente ha aggirato nel miglior dei modi l'ostacolo. Ha licenziato la puttana, la mamma è andata appunto in cucina, la signora ha preso il posto della cassa, il marito non ha voluto per nessun motivo separarsi, la signora nel frattempo, ascoltando le mie parole, è dimagrita, frequentava centri estetici, è diventata più bella, più curata e ha preso finalmente le redini della sua vita. Il marito ogni tanto di nascosto andava sì a trovare l'amante, ma lei l'aveva messo in guardia. Ti lascio fare, ma non più di tanto, perché vige sempre quella legge. Ti do un tempo e poi si dovrà dividere quello che c'è. Ma lui non ha mai voluto rinunciare a questo patrimonio e pian piano ha lasciato la Troia. Scusatemi, queste sono le parole che io uso quando parlo con le persone, poiché sono diretta e schietta. E ripeto, non a caso le ho anche prese. Ma sapete cosa vi dico? Preferisco prenderle e dire ciò che penso, piuttosto che essere ipocrita. Ecco, figli cari, non scendo in altri particolari perché non vorrei mai e poi mai ledere la privacy o la sfera privata di questa signora, che se un giorno vorrà racconterà lei ulteriori cose. Ecco, questa è una delle cose
che mi aveva veramente tanto, tanto, tanto toccato, poiché prima di lei avevo subito, non nella stessa maniera, ma le stesse condizioni, nel senso l'umiliazione, la schiavitù, la restrizione nella libertà, nel denaro, in tutto e per tutto. Ecco, questa signora è stata liberata, come io lo sono stata liberata attraverso questo grande, grande dono che il cielo mi ha mandato. E ho sempre detto, poiché, ripeto, non sapendo cosa ne fosse di me un giorno, e non lo so ancora, ho sempre detto, poiché avevano liberato me dalla schiavitù, mi sarei sempre e sempre e per sempre offerta a liberare chi fosse nelle stesse condizioni, a ogni costo. E così è stato. Ho pagato carissimo. Però sapete cosa vi dico? Dio non poteva farmi regalo più grande nella mia vita. E penso che sarebbe il regalo più grande di ogni vita, figli cari. Questo, liberare i carcerati. A buon intenditor, poche parole. Alla prossima, figli cari. Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Avete sentito il racconto che vi ho appena lasciato, ma mi fanno notare i miei angeli che non ho precisato una cosa molto importante e lo vogliono fare loro, ascoltiamolo insieme. Sono Alan, Fiorella e Campi Seu François. Adorate e mai e poi mai dimenticate, creaturine? No. Ma man mano che vi incontreremo, e questo non sarà lontano, faremo anche voi le pulci, così come Fiorella le ha fatte a tutti, ma proprio tutti i suoi cari e o meno. Avete sentito come lei si è espressa? Voi pensate che l'abbia fatto nei minimi particolari? Sì e no. Non ha detto che quando partiva, intanto andava con i soldi sempre contati. Subiva da parte dell'ex marito ogni sorta di ricatto, nel senso che così si esprimeva: se parti devi fare il tuo dovere al che in questa casa non manchi nulla, come se le altre volte mancava. E allora questa povera donna aveva sempre e da sempre soldi contati, contati e contati, che spesse volte non si poteva neanche permettere un buon pasto, tanto che appunto temeva sempre di non farcela a pagare il conto. Un giorno non lontano mi dirà come invece suo marito, che strafogato di vizi e vizietti, se la spassava ampiamente, anche con i suoi soldi. Sì, perché lo dovete sapere, Dio aveva dato a lei ogni possibilità di far denaro, sempre lavorando e non a buon mercato, no, ma lei ha sempre lasciato ad altri la possibilità. E così facendo è finita che per lei aveva soltanto pochi spiccioli, che li triplicava in ogni dove, arrotondandoli con le sue fatiche, fatiche estreme. E assicuro, come è vero che Dio c'è, spesso metteva da parte soldini per eventuali bisogni. Ma lei trovava spesso gente bisognosa e allora gli donava, senza chiedersi né perché né per ma, che a volte, se ha visto ben bene la situazione, non ci sarebbe stato quel bisogno. Ma si sa,
il cuore non ragiona. Dà, e dà così tanto che spesso per lei mancava. E se non fosse stato perché Dio ci aveva raccomandato di dare a lei ciò che si meritava. Il coniuge, bastardo, ma non solo, un autentico negriero, non avrebbe né provato né tantomeno osato farle dei regali. Regali preziosi che ha sì ricevuto, ma per merito di Dio, che lei non condivide con nessuno. Ha la fama di essere ricca. Sì, lei è ricca, ma dentro, dentro è il tesoro di Dio. Ecco tutto, figli cari, e se sento io vedo che qualcuno ancora una volta l'accuserà di non fare il suo dovere, mi stronco le ossa. Avete capito? Piero, Gino, e quanti di voi la odiate? Perché la odiate? Perché semplicemente ha dovuto cambiare strada per Dio. Non poteva più ascoltare le vostre perfidie. Eh sì, figli cari, per lei non c'erano che male lingue, quando invece da parte sua noi non abbiamo mai e poi mai visto né cattiveria nei suoi racconti, né tantomeno odio o rancore nei ricordi. Ed è per questo che Dio ha promesso e ora mantiene. Ella avrà ogni cosa che appartiene a Dio e potrà così distribuirla a chi vuole, e lo decide lei. Ma per far questo ella non dovrà prestare niente, nel senso che lei ha già abbastanza lavorato, no, ma sofferto sì. Per lei il lavoro non è sacrificio. Lei il peso del lavoro non lo sente. Sente il peso delle sofferenze umane. Ed è per questo che ora Dio l'ha liberata da ogni peso. Vero Fio? A voi che l'ascoltate, sappiatelo. Per quanto possa raccontare, non farà mai e poi mai, mai tutto ciò che ha vissuto. Non ne ha più memoria. E questo lo dice anche l'Apocalisse. Capitolo 12. La donna vestita di sole, che urlava per le doglie del parto. Ma poi, come ogni dolore del parto, si dimentica. Amen no. Alleluia, sì. Ecco, figli cari, questo i miei amati angeli hanno voluto aggiungere, perché in realtà non è un particolare così facile, perché il mio problema grande era veramente tutte le volte, grande pensiero, riuscire a pagare tutto. E spesso, non vi nascondo perché lo dice qui, saltavo anche i pasti. Ma questo non mi ha fatto male, anzi. Alla prossima, figli.